Cominciamo questa assemblea. Io ho il compito di introdurla e di dare anche un po' di modalità di come si svolgerà questa assemblea. Attorno a questo tavolo ci sono il vicepresidente Simone Spataro, l'assessore Virginia Merola, il vicepresidente della comunità islamica Paracino, il portavoce Merighi e padre Garutti del centro San Domenico. Quindi noi inizieremo questa assemblea dando la parola all'assessore Virginio Merola, che illustrerà la proposta della giunta rispetto alla costruzione di una nuova moschea in zona CAR San Donato. Dopodiché daremo la parola ai rappresentanti del centro islamico e a padre Garutti, perché intendiamo come quartiere cogliere l'occasione di questa proposta della giunta per aprire un dialogo anche rispetto alle varie religioni che in questo momento sono presenti in Italia. E un dialogo e un confronto credo che sia la cosa migliore per limare, diciamo così, le varie differenze e anche dare una risposta ai tanti quesiti che ci sono rispetto a queste nuove religioni, che non sono nuove perché sono millenarie, ma che per la nostra città sono una novità. Quindi dopodiché daremo la parola ai cittadini che vorranno intervenire. La mia collaboratrice Cristina Ghinato ha dei fogli dove chi vuole può iscriversi, dando 5 minuti ad intervento. Possibilmente mi auguro che siano tutti interventi così come noi vogliamo nelle assemblee che facciamo, dove chiunque si possa esprimere in modo democratico e con un confronto sereno. Questo è un auspicio che faccio, so che la serata sarà tesa, penso però che questo è un quartiere che può permettersi di avere anche delle discussioni importanti, sempre nell'ambito però della correttezza. Vi ringrazio e passo la parola all'assessore Merola. Grazie. Posso staccare? Ecco, buonasera, mi sentite? Allora, buonasera a tutti. Lo scopo dell'incontro è dare una prima informazione, poi valuteremo insieme quali altre iniziative fare su questa proposta che è in discussione in Consiglio Comunale di realizzare un nuovo edificio di culto nella zona CAP qui vicina. Il senso della proposta è questo: da tempo, lo specificheranno meglio i rappresentanti del Centro Culturale Islamico, come in altre città del nostro paese, da tempo esiste a Bologna un luogo di culto musulmano, attualmente nella Croce del Biacco, come sapete, nel quartiere San Vitale, ed esistono in città 9 sale di preghiera del culto musulmano. Nel precedente mandato, in una situazione di emergenza, l'amministrazione precedente, a mio avviso, ha fatto bene ad assegnare questa sede alla Croce del Biacco, perché c'era una situazione di emergenza da risolvere. Il Centro Culturale Islamico è proprietario di un terreno nel comune di Bologna, che è in viale Felsina, di fianco all'Istituto Manfredi. Siamo già nel quartiere Savena, vicino a viale Lenin, e quindi c'è l'esigenza di avere una sede più dignitosa e più adeguata. Quello che si è concordato, che la proposta dice, è di fare una permuta di terreni per assegnare al Centro Culturale Islamico questo terreno nel CAP e acquisire come comune il terreno che vi dicevo, viale Felsina, dove la provincia ha l'esigenza di ampliare gli istituti medi superiori, quindi un terreno che è di pubblica utilità acquisire.
Quello che attualmente è in discussione in Consiglio Comunale è l'accordo di permuta e un protocollo d'intesa con il Centro Culturale Islamico, perché alla discussione di merito sulla variante si potrà accedere unicamente se viene approvato l'accordo di permuta. Quindi nel merito specifico della variante urbanistica si entrerà se il Consiglio Comunale approva questo accordo. Quindi da una parte un accordo tra un comune e una comunità religiosa e dall'altra l'idea di un protocollo d'intesa. Questo perché? Per il semplice fatto che da molti anni esistono fedeli musulmani nella nostra città, c'è l'esigenza di fare un nuovo luogo di culto, ma nello stesso tempo c'è l'esigenza di affrontare un nemico comune, che è la paura, motivata, profondamente motivata, dalle notizie che ci giungono dal mondo ed anche da alcune parti del nostro paese, ovvero il tentativo da parte di gruppi di fanatici estremisti di utilizzare la religione musulmana e le attività che vengono fatte dalla religione musulmana per fare politica anche se terroristica, per obiettivi che nulla hanno a che fare con l'insegnamento della religione musulmana. Perché abbiamo chiesto quindi di fare un protocollo? Perché noi dobbiamo garantire ai nostri cittadini un percorso di conoscenza reciproca, anche se, ripeto, questo centro esiste da più di 10 anni a Bologna, e dare garanzie che non possono avvenire episodi del tipo che dicevo prima. Quindi il protocollo si fonda su 3 questioni principali che vengono affidate nel loro controllo, nella loro operatività, a un comitato paritetico formato da 3 rappresentanti, a nostro avviso, designati dal Consiglio Comunale e da 3 rappresentanti designati dal Centro Culturale Islamico. Questo comitato deve controllare l'origine dei fondi, dei soldi, che verranno raccolti dalla comunità islamica per costruire la nuova moschea. Come sapete, qui c'è un tema, indipendentemente dalla volontà anche del Centro Culturale Islamico Bolognese, c'è un tema di controllo dell'origine di questi fondi. E quindi un controllo di questo tipo. L'altro aspetto è quello delle attività che si fanno nel centro, non di culto, perché come credo sia evidente a tutti noi, sulle attività di culto non si può esercitare alcun controllo, perché la religione è libera, ogni tipo di fede è libera nel nostro paese, ma le attività ad essa collegate, e quindi il modo in cui si insegna e si fa scuola rispetto ai valori nei quali tutti ci riconosciamo, di qualsiasi fede si sia, cioè i diritti dell'infanzia e i diritti delle donne. Nello stesso tempo aprire un dialogo, aprire delle relazioni, degli appuntamenti, delle attività che facciano da ponte per conoscersi, per sapere quando siamo preoccupati di chi abbiamo di fronte, cominciare a conoscere chi abbiamo di fronte. Quindi, come vedete, non stiamo parlando di una variante urbanistica, stiamo parlando del nostro futuro come comunità, cioè ci stiamo interrogando su come affrontare problemi che da tempo esistono e che dobbiamo sapere guardare, riconoscere, chiamare con loro nome e affrontarli. Da una parte abbiamo il nostro ordinamento, i nostri valori, che sono quelli della libertà di culto e sono quelli del diritto alla sicurezza di tutti i cittadini. Dall'altra abbiamo una comunità, come tante a Bologna si sono rivolte al comune, ma in tutti gli enti locali, che chiede di esercitare il proprio culto e di farlo in un luogo che vuole costruire, raccogliendolo, edificandolo con propri fondi. Di
questo stiamo parlando. Ed è questo che dobbiamo affrontare insieme. Perché qui noi sappiamo che la seconda fede religiosa già presente nella nostra città è fatta da persone di fede musulmana. Sappiamo che la stragrande maggioranza, perché li viviamo insieme ogni giorno, di questi lavoratori che contribuiscono alla nostra economia e al nostro futuro sono di fede musulmana. Sappiamo che c'è chi preferisce negare tutto questo, quindi anche l'evidenza, negare il fatto che la nostra società vive anche grazie al fatto che ci sono dei fenomeni di immigrazione. Del resto credo che anche Bologna dimostri questo, perché molti degli attuali cittadini bolognesi non sono bolognesi, però voglio dire, quindi un tema molto semplice e molto difficile da governare insieme. Andiamo via persino, perché non l'avete fatto, perché sono tutti compagni. Allora, scusate un attimo, la discussione è aperta in Consiglio Comunale, è aperta anche qui questa sera. Quello che noi diciamo è che se si vuole affrontare questo argomento e conoscersi e sapere di cosa stiamo parlando, abbiamo una possibilità di farlo. Se ci si vuole nascondere dietro la paura e farsi strumentalizzare da idee che non c'entrano niente con questo problema, ognuno di noi è libero di fare quello che vuole. Io vi dico solo una cosa: si è liberi se si è responsabili delle proprie azioni. Per essere liberi bisogna avere dei diritti e dei doveri, e questo a Bologna lo sappiamo perfettamente. Ricordiamoci di questo: abbiamo di fronte una richiesta e abbiamo di fronte una paura, ok? Perché il discorso sull'italiano o meno rispetto al mondo com'è cambiato è un discorso patetico, perché noi siamo pieni di gente che fra una decina d'anni saranno italiani, ma sono nati da genitori non italiani. A questi cosa volete negare? Cosa volete negare a questi bambini che diventeranno italiani? A che idea di città pensate? A costruire dei ghetti? A costruire delle barriere? Questo è il problema che anche stasera, mi permetto di dire, si comincia a discutere qui dentro, e non è una variante urbanistica, perché la variante urbanistica si può discutere del luogo, si può discutere delle modalità, si può discutere del come fare le cose, ma la prima discussione che noi dobbiamo chiarirci, e qui dentro sappiamo tutti che abbiamo una Costituzione, delle leggi, una rappresentanza eletta dai cittadini, la prima discussione che dobbiamo fare fra noi è se è un discorso serio porre il ragionamento sul se si deve fare, perché la legge italiana questo non lo permette, che si discuta del se. Noi dobbiamo discutere del come, ovvero come fare in modo che le paure, le preoccupazioni siano messe sotto controllo e sconfitte. Se questo non avviene, si ha ragione a dire che non si deve fare la moschea, perché non si sta più parlando di libertà, di culto o di fede, ma si sta parlando di sicurezza dei cittadini. Affrontiamolo, vediamo se abbiamo insieme gli strumenti per affrontarlo e per costruire un percorso per il futuro di questa città. E poi finisco con una domanda: a quelli che sostengono che non si deve fare, chiedo di spiegarmi, e sono disponibile ad ascoltarli fino in fondo, perché io sono qui anche per ascoltare, che città pensano costruiranno per il futuro e che messaggio daranno a quei tanti di religione islamica non fanatici, onesti lavoratori di religione islamica che sono qui. Che messaggio pensate di dare? Grazie. Ad
Adesso do la parola ai rappresentanti della comunità islamica. Vi prego di mantenere un comportamento democratico e di avere la pazienza, dopodiché tutti potrete parlare, chi lo ritiene necessario. Vi prego, è un'assemblea, ognuno potrà dire la sua, bisogna rispettare anche le idee degli altri. Faremo parlare tutti, però bisogna rispettare le idee degli altri, in democrazia. Buonasera a tutti. Io vorrei dire solo due parole, sinceramente, e cercare di rasbrire la seduta, invitandovi tutti a frequentare il nostro centro, a venirci a visitare, come l'hanno fatto tutti, le politiche, cioè i cittadini, alle scolarette e tutte le persone che ci hanno conosciuto. Dicevo, invito tutti quanti voi a venirci a trovare al nostro centro di cultura, a parlare con i vicini, dalla vecchia sede di via Massarenti alla nuova sede di via Pallavicini. Oltre al problema del parcheggio, come tutti sapete, oltre a questo l'abbiamo fatto, abbiamo cercato di eliminare gli spacciatori con le forze dell'ordine, abbiamo cercato di risolvere i problemi, molti figli vostri che sono musulmani vengono nel nostro centro a chiedere un domani che sposa mia figlia, come mi devo comportare, a chiedere dei consigli, è un servizio in qualche modo che il centro cristiano ha dato. È chiaro che il diverso fa sempre paura, quindi conosciamoci, le porte sono sempre aperte. Il venerdì viene fatto questo sermone, tradotto anche in italiano, come ci è venuto a visitare la Basilica Noè, che aveva dei pregiudizi, dei concetti, delle idee completamente sbagliate, ha voluto ricredersi. Quindi non vedo il motivo di giudicare a priori senza sapere, senza conoscerci. La cosa più bella è che i nostri figli, come noi cercheremo e cerchiamo in tutti i modi di conoscerci, venirci incontro, collaborare, fare iniziative assieme, questi incontri interreligiosi da 8 anni che vanno avanti e andranno se Dio vorrà. La stessa cosa dobbiamo dire per i nostri figli, cerchiamo tutti assieme di mettere una base solida, se no veramente che futuro avranno? E la responsabilità sarà nostra. Che i nostri figli dei musulmani, i figli dei cattolici, degli ebrei vanno al catechismo, vanno in sinagoga, vanno alla moschea, quanti lunedì tornano a scuola devono confrontarsi sui 10 comandamenti che hanno imparato, ognuno deve cercare di correggere l'altro, non certo a fare discriminazioni, io non ti saluto perché tua madre porta le giappe, perché è un arabo, perché sei musulmano. La dobbiamo togliere noi dalla loro testa di questi bambini, dobbiamo veramente dargli un futuro, speriamo, di pace e gioioso. Non rubo più tempo, lascio il tempo alle domande, che ce ne saranno tanti. Bambini, siete voi che gli insegnate che i nostri bambini occidentali devono essere picchiati e vanno a il San Donato, lo state vendendo l'Islam, Bologna chi la dovete vendere? Vendito! Bolognesi, ora di finirla! Ma posso fare una domanda? No, lei, no, ma posso fare una domanda? Io ti ho detto quello che dovevo dire! Bolognesi, svegliatevi! Bologna lo stanno vendendo! Io mi trovo nella Bologna e sono venuto via! Sono venuto al pilastro, devo andare via! Bologna deve andare via! Possibilità a tutti di parlare, se qualcuno non vuole discutere può uscire, può andare da qualche altra parte, se si vuole interrompere questa non ci si riuscirà. Io ogni anni al primo bolognese mi dicevano che ero maledio, permetta per cortesia. Ne abbiamo viste tante di discriminazioni in questa città e probabilmente ne vedremo ancora tante. Voi nazisti, voi ci fate diventare nazisti, voi politici. Credo che molti possano parlare successivamente, teniamo la possibilità di tutti per un dialogo. Prego. Sì,
possiamo brevemente aggiungere due cose. Noi questa sera abbiamo chiesto di incontrare la cittadinanza e devo dire, a questo tavolo siamo tutti italiani, nati in Italia. Mi chiamo Andrea Merigi, cittadino bolognese, mio padre era un fisarmonicista abbastanza famoso in questo senso. Mi dispiace non essere straniero, perché forse avrei avuto parole qualche argomento in più da dare, ma la discriminante non credo in questo o in altro progetto sia la cittadinanza di provenienza, perché le patrie galere sono piene di nordafricani e sono piene di italiani. Il discrimine è la legalità, il rispetto della legge, l'educazione, il rispetto degli altri. Ora, a me non risulta che i nostri bambini, infatti i miei figli sono italiani, vadano in giro ad ammazzare i bambini degli... No, non ho mai sentito queste cose, non è questa la realtà di questa città o altrove. Quindi cerchiamo di mantenere un clima di buonsenso, di non ascoltare troppo ciò che si legge a volte sui giornali o informazioni di scuola. Noi siamo qui per chiarire, per spiegare, cercare di spiegare quello che siamo. Ci sono dei problemi in questa città, ci sono dei problemi nella comunità islamica, evidente, una comunità giovane venuta da pochi in Italia, di estrazione sociale abbastanza bassa, perché negli anni 60-70 venivano quelli che poi sono diventati medici in Italia, venivano dal Medio Oriente, dalla Siria, dall'Egitto, dalla Giordania, gente della borghesia di quei paesi. Dalla famigerata legge Martelli in poi è venuta la gente di livello molto più basso, ma è un problema di incontro di ignoranza, perché l'ignoranza di molti dei nostri fratelli si sconta spesso con l'intolleranza di molti italiani, e da entrambe le parti, perché ci sono pregiudizi di italiani verso gli stranieri, verso i rumeni che non sono musulmani, verso i rom che non sono musulmani, ci sono pregiudizi di musulmani di aree nei confronti degli italiani, ci sono, ma bisogna lavorare su questo, perché il problema urbanistico si risolve in qualche modo con la legge. Il problema della cultura, dell'incontro tra persone diverse, e noi siamo un popolo di gente che è andata fuori a lavorare, a insegnare agli altri a lavorare, non dimentichiamo, noi no, io no, la mia generazione no, ma quella di mio padre sì, mio nonno sì. C'è gente che viene da Castiglione, che è morta di silicosi, è andata a lavorare nelle... Non dimentichiamoci la nostra storia, non pensiamo di essere vergini, nessuno è vergine in questo mondo. Sono loro che vogliono sopperire. Dopodiché... culturale, lo possiamo fare nel terreno della nostra proprietà, lo possiamo fare, non credo che farla a San Luca mi sembra un po', quindi mi sembra un po' offensivo per la Madonna e per il culto mariano in questa città, francamente, se vogliamo rimanere sul piano delle battute, però noi lo facciamo dove troveremo la possibilità di farlo, in maniera civile rispettando la legge. Bene, do la parola a Padre Garuti del Centro San Domenico. Sono gli italiani, non cristiani, eh? Chiedo il permesso di parlare, posso parlare. Allora, io personalmente sono qui e non rappresento niente e nessuno, nel senso che sono stato presentato come il direttore del Centro San Domenico, cosa che sono in funzione provvisoria e non per molto tempo. Sono una persona che ha avuto da Dio la grazia di essere innanzitutto modenese, scusatemi, ma insomma, in secondo luogo cristiano, in terzo luogo domenicano, in quarto luogo
domenicano a Gerusalemme per 12 anni, professore Nicole Biblick, priore della comunità domenicana di Gerusalemme. Dico questo perché a Gerusalemme i luoghi santi si sprecano, ce ne sono fin troppi, ma insomma ci sono 13 confessioni cristiane, due grandi tradizioni ebraiche più quella riformata e le varie tradizioni musulmane. È una situazione di, come tutti sapete, di conflitto di tipo etnico, di tipo culturale, di tipo militare, di tipo politico, ma nessuno ha mai messo in discussione che non ci devono essere luoghi di culto per ciascuna di queste confessioni. Non solo, nessuno ha mai messo in discussione il fatto che non ci si esprime solo col culto, ci si esprime anche con la propria cultura, che non è il culto, non è la preghiera, con le proprie normative, con la propria identità, con le proprie attività sportive, con le proprie attività culturali, con la propria arte, con la propria musica, con la propria capacità di essere esseri umani. Io a Gerusalemme mi sono sempre definito, è stato anche scritto in una parte di una minoranza all'interno di una minoranza, felicissimo di esserlo, perché almeno mi sono tolto dalla testa certe idee tipicamente italiane di una società che deve avere una sola identità. Bene, cosa vi devo raccontare? Io non abito in questo quartiere, non abito neanche a Bologna, in realtà abito a Roma. Vi posso raccontare una storia vecchia che parla di integralismo musulmano, posso parlarne. Quando i domenicani a Gerusalemme vollero riedificare la chiesa di Santo Stefano, che era una chiesa bizantina distrutta dall'invasione persiana di Cosro e all'inizio del VII secolo, i domenicani comperarono il podere e decisero di rifare la chiesa. Siamo nel 1890, circa poco prima, sotto il dominio della Sublime Porta, cioè dell'impero ottomano, del sultano di Istanbul. E i domenicani ottengono il permesso di riedificare questa chiesa, però c'era una vecchia legge che diceva che se una chiesa distava tot passi da una moschea non si poteva fare la chiesa. Poi immediatamente alcuni del quartiere di quella che poi si sarà chiamata Nablus Road, che era la via di Damasco, cosa fanno? Il quartiere si chiamava anche Mossavala, decisero di fare una moschea. Nel giro di una notte fecero una moschea, questa era no. Musulmani fanatici, in modo che i domenicani non potessero rifare la loro chiesa, però c'era un'amministrazione musulmana intelligente. Può succedere anche nelle città cristiane che siano dei cristiani fanatici dell'amministrazione intelligente. E cosa dissero questi? Dissero: vabbè, sentite, i passi si contano dalla porta, voi mettete la porta dietro la proprietà e risolviamo il problema. E adesso c'è la moschea, ottimi rapporti, e la chiesa domenicana, oltre che i sirocattolici, oltre sono anche le suore francescane che sono le più pericoloso della storia. Questa situazione è la situazione che non solo si vive a Gerusalemme, perché Gerusalemme è una città santa, è la situazione che si vive oramai nei due terzi del mondo. Voglio dire, il cosiddetto mondo globalizzato fa sì che si spostino persone con la loro cultura, con le loro cose, e che le nostre città, soprattutto le città, si trasformino sempre di più in situazioni multiculturali. Ma siete mai andate a fare un giro, non dico a Londra, che Londra è grossa, ma in una qualunque città d'Inghilterra, prendete un autobus, passate 5 quartieri con 5 identità diverse, senza drammi per nessuno, è la realtà che ci aspetta. Chiedo scusa, ma potreste portarmi a dire quello che dico in classe in queste occasioni, non lo dico solo. Voglio concludere solo con questo. Adesso parlo da prete cristiano che ha vissuto a Gerusalemme, ma non solo, che ha anche una sua identità, una sua cosa. In quanto cristiano, cattolico, apostolico romano, domenicano, tra l'altro, io sono convinto del messaggio che porta la Chiesa Cattolica, che ha avuto recentemente una grande figura, che è la figura di Giovanni Paolo II,
che poi sono papa, che non piaceva a tutti, come diceva qualcuno, questi papi polacchi che vengono a rubare il lavoro ai papi italiani. E questo papa ha parlato di libertà religiosa. Libertà religiosa che cosa vuol dire? Vuol dire che una persona che ha una religione, proprio perché chiede rispetto per la sua, e chi è cattolico oggi in Italia si rende conto di quanto c'è bisogno anche per noi cattolici di chiedere il rispetto della nostra religione. E ora di finirla con certe forme di calunnia istituzionalizzata, non da parte di altre religioni, ma di un cosiddetto mondo laico. La Chiesa Cattolica paga l'ICI quando si tratta di attività profit, quando si tratta di attività no profit non la paga, esattamente come qualunque altra associazione no profit. Però la stampa dice che la Chiesa Cattolica non paga l'ICI, e allora queste sono forme di antireligiosità presenti anche in Italia. E proprio perché io non sono d'accordo che ci sia questo modo di trattare, non sono d'accordo che ci sia qualcuno che mi guarda male perché sono prete, perché pensa che sono pedofilo, quando non lo sono, a quel punto lì, per lo stesso motivo, terrei a che chi ha un'altra religione, chi ha un'altra cultura, non è solo una questione di religione, è solo una questione di preghiera, è anche una questione di musica, di canto, di cose, di arte, di espressione umana, legittima, abbia la possibilità di farlo, e lo chiedo io per me, e mentre lo chiedo io per me lo chiedo per gli altri, esattamente come quando uno fa sciopero per avere una situazione migliore, automaticamente la chiede anche per quelli che lavorano come lui o con lui o comunque in situazioni analoghe. Cosa deve fare la società civile, il comune, lo Stato, eccetera? Deve creare, e sarà difficile ragazzi, in Italia sarà difficile perché non abbiamo questa testa, ma da parte credo di cattolici intelligenti tutta la l'aiuto sarà dato, creare un quadro all'interno del quale, è stato citato dall'assessore, all'interno del quale nella legittimità di qualunque religione si possano dare delle norme e degli accordi in base alle quali si rispetti la società nella sua laicità. Non credo di stupire nessuno dicendovi due cose velocissime. In Italia i vescovi e i parroci ricevono l'approvazione della prefettura. Ci vuole la firmina del governo per fare un vescovo e della prefettura per fare un parroco. Perché? Perché potrebbero fare attività sovversive, probabilmente. Queste leggi sono state fatte quando i preti magari le facevano pure. Voglio dire. E l'altra cosa per cui mi stupisco, e chiudo su questo, il mondo è grande e ci sono tante tradizioni. Allora torno a Gerusalemme, dove come priore ho dovuto rifare la biblioteca del convento, bella biblioteca biblica, stupenda, con libri in ebraico, in inglese, in francese, in tedesco, tutte le cose, in arabo. Beh, grazie a una legge della Sublime Porta, accordi di Mitilene e Costantinopoli, presi nel 1905-1913, legge, accordi e eredi tra lo Stato francese e la Sublime Porta di Costantinopoli, accordi ereditati poi dal mandato britannico, accordi ereditati poi dallo Stato Giordano, accordi più o meno accettati ma comunque rispettati per il momento anche dallo Stato israeliano. Io ho importato gratis, cioè senza tasse di importazione, le mattonelle da Fiorano, perché era un'istituzione religiosa di una minoranza all'interno di una minoranza. È cascato il mondo? No, fa parte del rispetto per questa realtà. Grazie veramente. Allora, adesso io ho già una decina, forse di più, di richieste di intervento, quindi e continuano ad arrivare, quindi vi prego di rimanere nei tempi. Bisogna iscriversi con il nome perché non vi conosco tutti e quindi mi agevolate il lavoro. Io vi chiedo di rimanere all'interno dei 5 minuti per dare la possibilità di poter parlare. Tomasini, consigliere comunale. Grazie, buonasera a tutti. Io volevo portare un contributo che deriva dall'esperienza di lunghi dibattiti fatti nelle sedi consiliari e anche nelle commissioni. E la prima cosa che mi sta a cuore
e dire che qui oggi a Bologna non si parla di razzismo o comunque di una volontà generica di vietare un qualche cosa a priori. Io ho ascoltato con attenzione le parole del padre domenicano, le ho anche apprezzate, però mi creda, qui purtroppo siamo a Bologna e non siamo a Gerusalemme, e qui di sublimi porte non ce ne sono. Esiste la porta di Palazzo da Curzio, che è una porta che purtroppo non sta regalando alla cittadinanza il contributo che la cittadinanza meriterebbe. Vengono fatte delle scelte, come si direbbe in altre sedi, in audita altera parte, senza che sia data la possibilità ai cittadini bolognesi di capire quello che sta accadendo. Anzi, via di più, tutte le volte che abbiamo cercato di interloquire, partendo dall'assessore Merola, abbiamo ottenuto risposte piccate, a volte insolenze. Sono stato definito io personalmente da questo assessore un miserabile, perché insieme ad altri cittadini ho cercato di capire che cosa si stava facendo in questa città, quali erano le scelte che si facevano nell'interesse di tutti. Ora, da un punto di vista amministrativo, perché è quello, credetemi, che mi interessa, perché non ho mai creduto una volta che i bolognesi vogliano vietare l'esercizio di un culto, perché è radicata la cultura all'interno della nostra città, è radicato il rispetto delle regole, è radicata la conoscenza della Carta Costituzionale. Sappiamo tutti come sono l'articolo 7. E sappiamo tutti cosa dice l'articolo 8. Non abbiamo bisogno che vengano qui assessori e presidenti di quartiere ad insegnarcelo. Quello che noi vogliamo è trasparenza nelle decisioni amministrative. Perché assessore Merola, amici e amici della comunità islamica, noi vogliamo capire il motivo per il quale nel nostro ordinamento esistano leggi che non vengono applicate. Non saranno certo quelle della sublime porta, senz'altro non abbiamo amministratori arguti come quelli di cui prima ci è stato fatto esempio, ma non riusciamo a capire il motivo per il quale, caro assessore, il comune di Bologna abbatta della metà la sua moneta per rendere possibile un'opera. Questo è un qualche cosa che sta scritto nelle carte. Che sta scritto nelle carte ed è stato sottoscritto da docenti universitari che nell'estimo delle valutazioni dei beni ne fanno una ragione di vita e di professione. E quindi sono queste le scelte che purtroppo seminano astio, ma non astio nei confronti della comunità musulmana, questo io lo voglio chiarire, perché io conosco le persone che si occupano. Genera una insofferenza nei confronti di chi queste regole non le sa applicare o che le stravolge per interessi che noi non riusciamo a comprendere, ma che forse possiamo soltanto sospettare. Io vorrei sapere se questo dalla comunità musulmana, se questo sia il vero modo di partire, di cominciare un rapporto, visto che vi avvicinate alla città di Bologna, visto che dite di essere nuovi, è stato detto anche dal presidente Malagol, visto che non avete una tradizione secolare come può avere il cristianesimo, allora io vi chiedo, è questo il modo per iniziare un rapporto con una città? Vi ricordo anche che voi oggi vi apprestate a permutare col comune di Bologna un terreno che è costato un'inezia, sarà stata una fortuna, perché il mercato a volte offre anche fortune. Però io vi chiedo, perché anche voi conoscete questi atti, come pensate possa accettare la comunità bolognese una permuta che, partendo da 180 milioni di lire, porti all'acquisizione di un bene che ha un valore milionario, perché, come è stato scritto da docenti universitari, il terreno di 52 mila metri qui di dietro, che voi vi apprestate ad acquisire grazie a questo atto che io non condivido, vale milioni di euro. E questo, come dicevo prima, ottenuto attraverso l'applicazione di una normativa che non ha ragione di essere, che non ha ragione di esistere. Caro assessore, questi sono i punti sui quali noi oggi vogliamo parlare, perché le prediche su presunti razzismi o su capacità o meno di accogliere, o su paure più o meno ataviche, ho finito, non ci interessano.
ci interessano gli atti amministrativi, ci interessa che voi ci diciate una volta per tutte se le leggi sono uguali per tutte, perché vi garantisco che da domani mattina, se fosse possibile realizzare complessi che hanno tutto a che vedere, tranne che col culto, perché mi perdonerete, ma 6.000 metri quadrati, di cui soltanto il 20% verranno dedicati a un luogo di preghiera, non può definirsi un luogo di culto. Allora io vi apprezzerò a creare una confessione parareligiosa con tanto di partita IVA, confidando nello stesso trattamento. Grazie. Giovanni Fontana. Giovanni Fontana, prego, si accomodi. Vogliamo per cortesia, solito è la presidenza che chiama gli interventi, non c'è scritto 1, 2, vai, io li ho messi in fila e li chiamo man mano. Allora, poco fa è stato detto che uno degli articoli della Costituzione, in effetti l'articolo 8, parla che tutte le confessioni religiose sono ugualmente liberi davanti alla legge, però non è stato detto il tutto, perché cosa dice il paragrafo che viene dopo? Le confessioni religiose, diverse dalla cattolica, hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. Vediamo un pochettino come stanno le cose. È stato distribuito da alcuni amici poco fa dei volantini, tra le quali questa qui, che c'è scritto cosa si cela dietro la moschea. Ovviamente io tralascio, perché vi invito a leggere queste cose, perché sono state tutti articoli che sono stati presi dai giornali vari, A Venire, Civiltà Cattolica, per parlare di cose nostre, Carlino, Libero, Corriere della Sera, eccetera, eccetera. Ecco, diceva per esempio in un articolo che per quanto riguarda la sigla dietro cui si scena il Mucoi, il Centro di Cultura Islamico, il direttore Nabil Bayomi, che dall'interno della moschea disse: in Israele non esistono civili e nemmeno i bambini sono innocenti. I kamikaze non sono tutti da scomunicare. Bin Laden dice cose condivisibili. Per quanto riguarda la dissimulazione che Lukoi mette in atto, per loro è legittima la dissimulazione. Per noi sappiamo benissimo che è una bugia, è una falsità. Si legge ancora che nella moschea di via Cottolenga a Torino, era stato filmato mentre predicava che di non integrarsi con gli occidentali, state lontani dagli ebrei e cristiani, tenete sottomesse le donne. Per quanto riguarda da un'altra moschea, a Milano e Varese, un imam diceva che la democrazia in Italia per lui è il mezzo per arrivare a imporre la sharia, la legge islamica. In via Ventura a Milano si insegna ai bambini la canzone del piccolo kamikaze, tralascio alcune cose, però ne dico soltanto due. Dice questa canzoncina: o musulmani, siate pronti e preparati alla splendida vittoria cui presto sarete coronati. Questa religione sarà fatta trionfare nonostante le ferite e i dolori che dobbiamo sopportare. Questo è un aspetto. Questo è quello che si dice in Italia, in Italia. Vediamo un pochettino in Europa cosa si dice. In Europa, dei cronisti inglesi addirittura hanno registrato degli imam che dicevano: un'armata di musulmani si solleverà, smantelleranno la democrazia inglese. Allah ha creato la donna deficiente anche se laureata, il suo intelletto è incompleto, gli omosessuali dovrebbero essere gettati giù dalla luce. È una cosa continua.
Poi in un altro canale pubblico, si mette in evidenza che alcuni moderati, cosiddetti imam moderati, dicevano che i musulmani devono vivere come in uno stato, dentro lo stato, fino a quando non saranno forti abbastanza per prendere il potere. In Egitto, questo qui lo riporta Civiltà Cattolica, del Corriere della Sera, in Egitto con le sue 90.000 moschee, e l'Arabia Saudita con le sue 45 moschee, il venerdì le moschee sono controllate e vigilate dalla polizia, perché, dicono loro, perché il venerdì è dalle moschee che partono le sommosse, le rivoluzioni, eccetera, eccetera. Allora dico io, loro non si fidano di loro stessi e ci dobbiamo fidare noi di loro? Per quanto riguarda i missionari, allora per quanto riguarda i missionari, per rispondere al nostro reverendo qui presente, che i missionari, questo qui lo dichiarano i missionari che girano nel mondo, perché le cose si vedono, le compagnie, allora dicono i missionari, dicono che anche nei paesi anche a maggioranza islamica, anche quelli che si dichiarano liberali e laici, i cristiani e gli appartenenti ad altre religioni non sono liberi e vengono considerati cittadini di seconda categoria. Termino dicendo questo. Ha finito le mie... No, 10 secondi. Io dico, Io dico l'ultimissima cosa, vado via. Io dico semplicemente questo. Hanno intenzione di costruire un centro islamico 52.000 metri quadri. Ebbene, diano la possibilità a noi bolognesi di decidere con un referendum se la vogliamo oppure no. Mi raccomando, i tempi sono 5 minuti, chiunque parli. Non qualcuno di voi lo fa. Anche in questa sala, ospiti della fattoria, and egiziana cucitrice ha tenuto un corso di cucito e si faranno altre iniziative con le donne arabe del centro Zonarelli. Mi dispiace questa sera, io personalmente non ho molto tempo, sono molto contenta invece dei toni del dibattito e del clima che c'è in sala. Non so chi l'abbia organizzato questa serata, perché sono stata trascinata dalla mia amica a partecipare, però credo che sia una bellissima occasione di incontro e di queste occasioni ce ne dovrebbero essere moltissime, perché io credo che abbiamo bisogno uno di conoscenza reciproca e poi di affilare gli strumenti dell'analisi per poter fare degli interventi oculati. Voglio dire, voi siete preoccupati dal fatto che abitando in questa zona verranno sempre più molti musulmani. E avete ragione, secondo me abbiamo ragione. Vicino a casa mia abito in via Sacco
i padroni di casa, per poter di un appartamento, per poter speculare di più, ha affittato l'appartamento a 10 rumeni, non so, ce ne sono 40, ne vengono moltissimi. A me è sparita una borsa di poco valore dalla macchina, ho pensato subito che potevano essere loro, e devo dire che la cosa non è che mi fa stare tranquilla, non ci piace questo fatto che ci siano queste persone, queste donne con gli abiti lunghi, i bambini tutti mocciosi che piangono, che girano per la strada. Non sono abituata a queste liste. Noi a Giocarelli discutiamo in maniera molto democratica. Mi dispiace che qui siate così. Io sono abituata. Ascolti, si sta poco bene, lei può uscire per sempre. È democratico parlare con gli altri. Oppure i rappresentanti
oppure i rappresentanti islamici vorrebbero farci credere di aver gettato il Corano alle ortiche. Verifichiamo. Il documento si appella alla Costituzione italiana, si presume, alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo 1948, alla Dichiarazione Internazionale 25 novembre 1981, alla Convenzione del 4 novembre 1950, alla Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo 20 novembre 1959. E tutte queste, che ce ne sono ancora, tutti i precetti che hanno come denominatore comune la cultura democratica occidentale, oggetto di attenzioni non troppo amichevoli da parte della cultura islamica. Si contesta pertanto che la cultura teocratica islamica, che si basa sul testo del Corano, non assolve ai criteri di tutte queste convenzioni citate. Basta osservare la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 7 marzo 66 e confrontarla con il Corano, dove apertamente discrimina razzisticamente le religioni ebraica e cristiana, definendole idolatre e miscredenti, i cui seguaci sono per questo costantemente minacciati e degni di essere uccisi nella presunzione di un'ordinanza divina. Alla luce dell'evoluzione democratica di tutta l'Europa in questi ultimi 20 anni, si afferma con più forza negli articoli 21 e 22 della Carta di Nizza sul divieto di qualsiasi forma di discriminazione sessuale, la totale uguaglianza fra uomo e donna, cosa questa non ammessa dall'Islam. In effetti la libertà di scelta delle donne è nel Corano del tutto assente. Nel bene e nel male tutto dipende dall'uomo. È l'uomo che decide della vita della donna. La Costituzione europea del 29-10-2004, oltre a ribadire tutti quei concetti di libertà e di uguaglianza, pone la libertà di coscienza. Per un occidentale il concetto di libertà di coscienza può generare situazioni ambigue e tragiche in relazione al tipo di educazione impartita. Per un occidentale di qualsiasi estrazione politica e democratica, educato ai concetti della cultura giudaico-cristiana, la libertà di coscienza esercitata nella tolleranza e nel rispetto dell'espressione del pensiero in ogni circostanza. Per un islamico, con la coscienza educata fin dalla più tenera età ai concetti del Corano, la libertà di coscienza si svolge entro l'ambito di questa educazione, dove si insegna che solo l'Islam è la religione di Dio e i credenti delle altre religioni e gli atei sono gli infedeli che in coscienza si possono e si devono uccidere. Come negatori mi appello allora, o si fanno delle riunioni, per... Proceda. O si fanno delle riunioni, visto che sono stato interrotto, proceda. o si fanno delle riunioni dove si va fino in fondo alle questioni, perché altrimenti si rimane sempre con dei dubbi. Negatori di Allah, di cui vediamo e abbiamo visto gli effetti. La condanna a morte di Rushdie, colpevole di aver scritto il libro Versetti satanici in riferimento al Corano, decretata da Khomeini, non da un islamico qualsiasi, ma da un dottore della dottrina islamica. L'assassinio di un regista da parte di un islamico che si era sentita la coscienza offesa dal regista olandese per essersi permesso di fare un film sulla condizione delle donne islamiche, che non è stato mai programmato nel cinema, per opposizione degli islamici. L'esecuzione di Ina, di cui gli imputati non si sono sentiti convinti in coscienza di aver aderito alle indicazioni del Corano. Il pestaggio di un'islamica recatasi al processo di Ina,
le minacce di morte a Magdi Allam e sostanzialmente di ogni loro apostata, di coloro cioè che decidono di abbandonare la religione islamica per un'altra religione diventando atei. Ora, io sono costretto a non andare oltre. C'è una incompatibile, voglio dire, che la cultura perché non rispetta gli altri che hanno parlato. Se sono 5 minuti, sono 5 minuti per tutti. Per tutti, vabbè. Per tutti, anche per lei. Che non hanno niente da dire. Anche per lei. Devo dire che ora non possiamo chiudere perché ha parlato lei che ha 14 anni. Anche per lei che ha parlato. Allora, una cultura ideologica democratica occidentale è in contrasto netto, è incompatibile con la cultura teocratica islamica. Bene, potremmo chiudere qui, tanto in 5 minuti non si riesce a dire niente ed eventualmente tutti quelli dopo non hanno niente da dire a parte lei.